Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti e soprattutto buona Pasqua. Siamo già arrivati e entrati in pieno nel tempo pasquale, stiamo vivendo l'ottava, oggi martedì, dell'ottava di Pasqua. Siamo ancora in tempo per farvi gli auguri. E benvenuti soprattutto nella nostra cappellina, nuovamente in presenza del nostro tabernacolo tenda. Ecco, il Signore itinerante vive in una tenda e questa tenda costruita da mani d'uomo è quella che viene portata, trasportata nelle nostre vicende terrene, quindi anche nei nostri momenti di buio, di tristezza e infine nella gioia della resurrezione. Notizia della quale oggi ci occupiamo proprio nel Vangelo del giorno, che è tratto dal Vangelo di Giovanni. Siamo al 20° capitolo, i versetti da 11 a 18. Iniziamo tutti insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari amici, ascoltiamo questo Vangelo e ogni anno lo ascoltiamo in condizioni climatiche, ma soprattutto condizioni sociali diverse e anche situazioni esistenziali nelle quali ci troviamo. In questi giorni siamo stati raggiunti più volte dalle cronache del nostro Padre Generale, che in questi giorni si trova a Kiev e è passato anche in alcune città che sono state bombardate e ha toccato con mano la fede del popolo, che è rimasto coraggiosamente lì, ancorato alle proprie case. Ci ha mandato notizie attraverso proprio il gruppo WhatsApp comune Oro del Mattino, al quale, se volete, vi potete iscrivere. Ma questa parola oggi, le lacrime di Maria Maddalena, ci riportano nuovamente al passaggio, alla transizione dal Triduo Santo alla ottava di Pasqua, dal momento dell'incomprensione e dell'incomprensibile tristezza per aver visto la morte di Gesù, del Figlio di Dio, fino alle prime esperienze timide
e non direi rassicuranti, ma piuttosto stimolanti dell'incontro con il risorto. E questo capitolo ventesimo, amici cari, è una meraviglia, veramente è uno spettacolo poterlo ripassare insieme. I primi versetti in particolare raccontano con un grande dettaglio, direi quasi che come un metronomo segnano minuto per minuto questo scorrimento veloce del tempo e gli eventi primissimi della risurrezione, a partire dal crepuscolo, le prime ore del mattino, l'aurora, quando ancora è buio. Ricordiamo un po' rapidamente cosa è accaduto. Innanzitutto, non esistono testimoni della risurrezione. Esistono testimoni del risorto, ma non dell'atto della risurrezione. Gesù è stato risuscitato dal Padre in perfetto silenzio e nascondimento. Poi a un certo punto Maria Maddalena, è la prima che va. Nota la pietra rimossa e la tomba vuota. A questo punto cosa fa? Piena di timore e di stupore, corre dai discepoli. I discepoli, a loro volta, ascoltata Maria, corrono. L'Evangelista Giovanni racconta che Pietro corre più lento, Giovanni corre più veloce. Ma Giovanni si ferma, non entra nella tomba, aspetta che Pietro entri. Pietro deve essere colui che ha il primato di entrare e rendere testimonianza. Entra dentro. Sono testimoni sostanzialmente della tomba vuota. I due discepoli non incontreranno Gesù. Credono, ci dice il testo, credono perché capiscono, i Vangeli ce lo trasmettono, ci trasmettono questa comprensione, che il corpo non è stato rubato, né è stato portato altrove. I segni sono chiari. Le bende sono lì a volte a caso, ma il sudario è stato invece ripiegato ordinatamente, come se non ci fosse stata un'intrusione furtiva nella tomba, ma piuttosto qualcuno avesse fatto tutto questo con una certa razionalità, un certo rigore, un certo ordine. Comunque vanno via, testimoni della tomba vuota. Maria era rimasta lì fuori e rimane lì fuori. Cosa fa? Si mette a piangere. Piange, piange, piange. Non si accontenta o forse non ascolta la testimonianza dei due. Lei piange perché non vede il corpo. C'è un gesto che l'Evangelista narra. Maria si china sul sepolcro, sull'imboccatura del sepolcro e guarda. Questo chinarsi ha qualche cosa di forte, sembra quasi un voler entrare nel sepolcro, ha un addentellato esistenziale con l'esistenza di molti di noi, sulla chinarsi per entrare dentro la sofferenza e rimanerci in sostanza. Ma mentre si china e guarda, vede due angeli. Questi due angeli, ci dice il testo, sono uno dalla parte dei piedi dove era deposto il corpo di Gesù e l'altro dalla parte della testa, del capo. Vede questi due angeli, ma neanche si accorge delle loro fattezze, e neanche che siano angeli. Loro stanno disegnando, con la loro presenza, sono seduti da una parte e dall'altra, lì dove era stato deposto il corpo di Gesù, disegnano il corpo di Gesù assente. E a Maria Maddalena gli interessa quello. Non gli interessano gli angeli. E non gli interessa nemmeno quel custode che stava lì in piedi, senza farsi riconoscere che era Gesù, gli interessa il corpo di Gesù. E era lì per onorare quel corpo, per onorarlo come il genio femminile, come la sensibilità femminile riesce a fare, su un corpo cadavere, ma anche su un corpo vivo. Maria Maddalena in questo ne aveva una scienza, un'attenzione al corpo, era una ricchezza che le era rimasta, dal molto peccare al molto amare. Però per lei quel chinarsi e onorare il corpo ancora era tutta una protensione umana verso il tributo ad una reliquia. È il culto di Maria, e Maria come perfetta discepola di Gesù, esattamente come Pietro, Giovanni e gli altri, non avevano compreso quello che Gesù veramente doveva fare, qual era la via della salvezza. Per ora è semplicemente una memoria nostalgica del passato. E anche l'uomo in piedi che le parla non è ancora Gesù, ma è scambiato in alcuni Vangeli per un giardiniere oppure qui per il custode del giardino, ecco, dove stavano le tombe. Insomma, Maria Maddalena si china sul sepolcro ed ecco che il Vangelo e le parole
dei primi racconti della risurrezione segnano una svolta quando Gesù si rivela non attraverso la riconoscibilità del suo corpo, notate bene, ma attraverso il timbro della voce e attraverso ciò che dice. Non dice nulla di eclatante, di misterioso o di rivelativo, semplicemente chiama Maria per nome. Questo è il momento cruciale. Qui io credo ci si dovrebbe accapponare la pelle, cioè dovremmo sentire un brivido di emozione, perché il risorto ricomincia e rivela la sua presenza innanzitutto attraverso un incontro. Non è un incontro moltitudinario, è un incontro con una persona, è l'incontro con una donna, è l'incontro con una grande peccatrice pubblica. Cioè la risurrezione, l'esperienza meglio della risurrezione, del risorto, inizia così, con un tu personale, unico. Ha chiamato Maria Maddalena per nome, chiama anche te per nome. E non è così scontato, amici carissimi, chiamarsi per nome. Chiamarsi per nome gli uni gli altri vuol dire smettere di ignorarsi, vuol dire erodere le distanze sociali. Chiamare per nome una persona vuol dire stabilire un contatto intimo, volerlo stabilire, volerlo stabilire. Ma così facendo, nel testo, compie un altro gesto nei confronti di Maria Maddalena. Maria Maddalena cercava un corpo, invece viene chiamata per nome. Gesù si sottrae alla conoscenza del solo corpo, che poteva alludere al contatto con il morto, con la reliquia, con il passato, con il lutto. Infatti, pur con un corpo, che è quello del giardiniere, non si fece riconoscere. Supponiamo anche che sia un altro corpo, un corpo già glorificato in qualche modo, quindi non riconoscibile, o meglio, riconoscibile solo in virtù della fede. Ma in questo momento la fede di Maria Maddalena è ancora tenue, è ancora povera, fragile, mentre invece l'orecchio è attento alla voce e alla parola. Quello che deve aprirsi non è l'occhio, non è, scusate, sì, l'occhio, la mano per possedere, ma è l'udito, da dove nasce la fede, dice l'Apostolo. La fede nasce dall'ascolto, dice San Paolo. Fides ex auditu. La voce contiene la parola e l'unica parola contenuta in questo primo annuncio è il nome tuo, è il nome della persona a cui è diretto l'annuncio. Cioè la buona notizia parte dicendo Maria, Maria Maddalena. Gabriele, Spressa, Paolo, così parte l'annuncio della Pasqua. Parte con il tuo nome, non parte con un assunto dogmatico di fede al quale credere, dinanzi al quale chinare il capo, quasi sottoposti ad un concetto più grande. Non è un pensiero, un'ideologia, è un nome, è il tuo nome tra l'altro. La voce di Gesù, il timbro della sua voce, si fa riconoscibile perché cita il tuo nome, rivela il tuo nome e soprattutto si fa conoscere e riconoscere perché ti chiama come nessuno ti ha mai chiamato. E quando tu chiami una persona per nome, come fai con un bambino, con una bambina, con l'amato, l'amata, ripeto, instauri una distanza intima nella quale riveli tutta l'intimità dell'amore. È come se io dice, se dicessi ti amo, ti conosco. E nell'esperienza biblica il nome, l'assegnare il nome vuol dire conoscerti. Tu sei mia proprietà, tu sei ancora mia, sei sempre più mia. Questo te lo dico non più dall'esperienza di lutto e della sofferenza, ma dall'esperienza della prima gloria, la gloria primigenia dopo la fuoriuscita dal sepolcro. Cosa fa Maria? Ecco, qui finalmente risponde, risponde e riconosce, perché è lo stesso nome col quale il maestro la chiamava e con cui l'ha sanata dalla sua fragilità, lasciandole le cicatrici del peccato. Maria risponde al volo a questo punto, Rabbuni, che è un modo di dire maestro, ma con un carico di tenerezza e personalizzazione enormi, è come dire maestro mio, maestro mio.
Ma anche la parola di Gesù, quando dice Maria, doveva avere tutta la tenerezza della voce, la voce di colui che ti ha guarito, la voce di colui che ha messo mano nelle tue ferite. Era l'unico abilitato a poterla mettere senza generare infezione o cancrena. È lui che ti ha toccato. È la purezza in persona che ti ha purificato. E questo Maria Maddalena lo aveva sperimentato molto bene. Quando senti quella voce, non te la dimentichi più. Ecco perché da quel momento hai ricominciato a vivere. E Maria invece poneva l'enfasi sul corpo, quasi non le interessava che fosse vivo. Perché nell'uomo, nella donna, nella creatura, delle volte c'è come una sorta di strana adorazione della sofferenza. Una sofferenza che può diventare una fuga dal contatto umano con gli altri, quasi un alibi. E un amare la propria sofferenza, un amare la tristezza, che delle volte sembra quasi autorizzarci a sentirci migliori di altri. Tu non sai cosa ho sofferto io. E è un modo per ripiegarsi verso la tomba. Vedete, è un po' un culto anche del dolore e della sofferenza, come uno stato di vita quasi privilegiato nel quale ci sentiamo intoccabili. Incompresi, giustamente incompresi. E questo circolo vizioso, che è questo chinarsi sulla tomba e questo piangere alla fine non più per un corpo mancante, ma per la propria tristezza, piangere per aver pianto, scriverebbe in Storia di un'anima Santa Teresa di Gesù Bambino, Gesù spezza questo circolo vizioso dell'autocommiserazione pronunciando infallibilmente e con immenso amore il tuo nome. A quel punto la storia cambia completamente. C'è un abbandono del dolore, un abbandono anche dell'esaltazione del dolorismo. C'è un abbandono anche di ciò che della tua storia è giustamente ferita, è giustamente un carico, ma non può essere un dolore a vita. E se il tuo passato ti parla ancora insistentemente, ti riporta alla memoria questo dolore, ti riporta alla memoria che tu sei fatto e dovevi essere fatta e destinata solamente alla tomba per quello che è capitato nella tua vita, il Signore Gesù viene e ti dice: Laura, Francesca, Gabriele, Pietro, Andrea, vieni, io ti amo. Spezzando questo circolo vizioso, siamo di nuovo destinati ad una promessa di resurrezione. E lo saremo con il nostro nome, con tutto quello che il nostro nome contiene da un punto di vista storico. Nulla è obliato, ma tutto viene utilizzato per una promessa di vita, che forse sarà più forte, più rigorosa, proprio in virtù delle ferite che abbiamo sofferto o che abbiamo inferto. E vedete, amici carissimi, il corpo di Gesù è importante, in questo testo è fondamentale e poi alla fine vincerà perché le donne abbracciano Gesù, gli stringono i piedi quasi a voler dire fermati con noi, resta qui, rendi ancora il tuo corpo adorabile come era prima, ma Gesù pone prima dell'adorazione del corpo l'ascolto della parola. Tutto questo è molto liturgico. Pensate alla celebrazione eucaristica, alla messa ordinaria, feriale. Prima viene l'ascolto della parola e poi la comunione al corpo. È una sorta di liturgia, questo testo. Indica già la liturgia delle prime comunità cristiane, così come si strutturerà. Prima l'ascolto della parola e il tuo nome ben riconoscibile, diffuso nella storia di salvezza di un intero popolo, che viene ripercorso attraverso la prima lettura, il Salmo e poi il Vangelo. Dopo questa parola che è pronunciata da Gesù, lo Spirito ti conduce verso il riconoscimento del corpo. Tutto si compie, quello che è stato annunciato, si compie nel corpo di Gesù Eucaristico, che si dà da mangiare nel sacrificio a te. E cosa fa questo corpo? Si unisce a te quando tu vai a fare la comunione. Quando ti unisci in comunione, questo corpo di Cristo si unisce a te.
E dalla parola si passa dalla parola, dall'intimità proferita attraverso la parola, alla intimità realizzata attraverso la comunione eucaristica. Gesù si unisce a te. E cosa ancora più bella, sempre da ricordare, è che tu ti unisci a te, cioè prendi reale coscienza di te. Perché chi ti dice il tuo nome, chi te lo rivela a te stesso, ti aiuta ad amarti, a riconciliarti con te. E facendo questo, compiendo questo non da soli ma in assemblea, questa unione col corpo di Cristo ti unisce alla Chiesa. Ecco, in questo momento la Chiesa è nascente. Mentre abbiamo ascoltato questo Vangelo, c'è chi scappa da una parte, chi dall'altra, chi sta chiuso, asserragliato fino a Pentecoste perché ha paura dei giudei, chi sta lì al sepolcro e piange come Maria Maddalena e non può ancora prendere, fermare Gesù, non mi trattenere, dice Gesù a Maria Maddalena. Eppure un giorno tutti saranno nel cenacolo e in questo cenacolo, con la presenza della Madre di Gesù, la Vergine Maria, scenderà lo Spirito Santo per fare di coloro che sono stati amati e si riconoscono amati da Gesù un unico corpo che va molto al di là dei confini visibili della Chiesa. Ecco, tutto questo sarà meraviglioso. Allora, carissimi amici, oggi il personaggio del giorno è certamente Maria Maddalena e attraverso la sua presenza meravigliosa all'inizio, come prima testimone dell'incontro con il risorto, impariamo a non amare la nostra tristezza, impariamo a consegnare questa tristezza, a lasciarci chiamare per nome da Gesù e a correre sulle vie della resurrezione, perché in questo tempo storico nel quale viviamo, in mezzo a tanto dolore e a tanta confusione, anche intellettuale, abbiamo bisogno di riprendere una corsa, chiamati da Gesù, a vivere la nostra vita con grande senso di abbandono e di ascolto di questa parola amante. Allora, terminiamo questo momento, amici carissimi, con la preghiera, questa volta alla Vergine Maria, la donna che incarna questo spirito meraviglioso che riconosce Gesù risorto per la prima volta. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E in questa giornata di resurrezione, amici carissimi, vi benedica e protegga Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, questa volta la benedizione in diretta con la mano davanti alla telecamera del cellulare. Carissimi, vi ringrazio dell'ascolto. Continuiamo a stare uniti sempre in preghiera, soprattutto per i più sofferenti. Condividiamo se volete questo oro del mattino e un ringraziamento particolare a tutti quelli che seguono, a tutti voi che siete appunto in diretta a quest'ora del mattino e a tutti coloro che ascolteranno l'oro in differita, nutrendosi della parola di Dio, della meravigliosa parola che in questi giorni campeggia nelle nostre chiese e che abbiamo nelle nostre case. Una buona giornata ancora a tutti. Busca tu vida.